Buongiorno a tutti voi, buon inizio settimana che iniziamo come sempre nel segno delle missioni e buongiorno e buon lunedì a Fra Raffaele Mangiacotti. Buongiorno Fra Raffaele. Buongiorno Maria Antonia e anche a voi che ci seguite sempre con la vostra fedeltà. Ecco, ancora oggi siamo qui per un'altra puntata per farvi compagnia. Che storia ci racconti oggi Fra Raffaele? Beh, continuiamo sempre con le nostre missioni perché stiamo facendo come dei tasselli, dei puzzle, no? E abbiamo parlato dei primi pionieri, lunedì scorso abbiamo avuto qui in studio anche Rinaldo, padre Rinaldo. E oggi voglio ricordare un'altra persona che è stato importante per la missione, padre Ciricillo, padre Celestino Ciricillo, che è stato un grande uomo. Lui prima di andare in Africa, ecco, era stato mandato nella comunità di Agnone, nell'Alto Molise, perché lì c'era da ricostruire un po' il convento e riaprire soprattutto una fraternità. Ma nel 1967, dopo che la comunità era stata aperta, ecco, lui si lascia prendere da quell'altra vocazione che è la missione e raggiunge quindi i primi pionieri. Siamo solo dopo 2 anni che era stata aperta la missione. E padre Celestino è stato un uomo particolare perché si dice di lui che niente era impossibile a lui. Lui lavorava e dove aveva delle idee riusciva sempre a realizzare anche in quei casi impossibili. C'è da dire però una cosa che è molto importante, perché padre Celestino ricorda un po' la figura di, per me almeno, io la penso così, padre San Francesco, il padre San Francesco, perché accanto a lui c'era una donna che ha lavorato e lunedì scorso anche padre Rinaldo l'aveva detto, no, per i suoi problemi di salute, che era andata a Bebe Già, perché c'era questa dottoressa Elisa D'Onofrio. Lei era una donna laica, una donna che ha dato la vita per le missioni, perché padre Celestino ebbe modo di iniziare un piccolo ospedale, piccolo all'inizio, ma che è diventato il punto di riferimento di tutto il paese, non solo in quella missione, c'è nato anche una scuola che oggi è una delle più rinomate nel Chad, il famoso liceo di Bebe Già, no? E sai quanti sacerdoti, quanti seminaristi sono passati attraverso questo liceo perché è stato impostato veramente bene. Allora, ritornando a padre Celestino e la dottoressa Elisa D'Onofrio, ecco, che vediamo proprio in questa foto bellissima. Loro hanno incominciato soprattutto a formare anche gli infermieri, a fare una scuola in questo ospedale e da qui davano la possibilità, anche lo Stato poi interveniva, per essere mandati in altri ospedali, in altri dei grandi centri, ecco, del paese. E la cosa più bella di queste due persone è che hanno fatto tanto, hanno fatto veramente tantissime cose. E la cosa più bella, soprattutto quando padre Celestino, ecco, rientra Tra in. l'altro, queste foto che ci hai mandato sono davvero bellissime. Sì. Queste foto in bianco e nero sembrano le scene di un film, no? Sì, e dicevo, ecco, quando padre Celestino alla fine rientra in Italia. È stato originale perché si è portato un pezzo di Africa e ha incominciato a continuare a lavorare anche in Italia. Ecco, proprio con questa dottoressa hanno aperto ad Agnone una casa dove accoglievano questi ammalati di poliomielite che portarono con loro. Io ebbi modo di visitarlo proprio nel 96, l'anno che è morto tra l'altro padre Celestino Ciricillo, perché nel 96 con altri 2 studenti frati siamo andati a fare la prima esperienza in missione, che poi da lì è nata anche la mia vocazione. Ecco, al ritorno ci avevano dato dei bigliettini, delle lettere da portare a questa dottoressa, che ricordo che andai a trovarla ad Agnone e rimasi talmente affascinato di vedere questi africani in un piccolo comune del Molise, ecco, che erano lì in questa casa, casa proprio perché significa cooperazione, attività sociali e assistenziali, è la sigla quindi di questa associazione che avevano fondato.
che per sfortuna però nel 2014 è stata chiusa perché anche il provinciale dell'epoca, non ricordo chi era di preciso, doveva essere forse Colacelli o qualcun altro. Ecco, questi l'hanno chiusa perché in quel periodo non c'era più chi poteva continuare questo lavoro e tra l'altro la dottoressa si era anche ammalata. Ma ricordo che in quella casa c'erano addirittura delle suore del Borundi. Perché di Padre Celestino ci teneva a farli venire in Italia? Perché si formavano soprattutto come infermieri. Quello che lui faceva già in Africa, ecco, continuava anche in Italia. E quindi un filo diretto che poi insomma... Ma anche c'erano anche dei laici. Io ricordo anche un certo Celestin, quando ero studente a Campobasso, che abitava nei pressi del nostro convento e spesso veniva, ecco, anche da noi ad ascoltare la messa. E lui era un altro che studiava come infermiere perché poi alla fine, ecco, venivano rimandati, ritornavano proprio in Africa con un mestiere in mano. Ecco, Padre Celestino è stato l'uomo veramente in gamba perché, come si dice sempre noi, il famoso proverbio, con la canna devi pescare il pesce, io ti insegno a pescare, certo, e così. Certo. Quando il vero torna... senso delle missioni, poi, no? Dare gli strumenti affinché possano poi essere... come dire, autonomi, sì, per renderli autonomi. Poi ecco. Immagino che queste persone lasciano poi anche nelle comunità lì un ricordo speciale. Poi certo, quando voi... è quello che dicevo prima, no? Quando ero andato a fare l'esperienza, il fatto che mi diedero tantissime lettere per questa dottoressa, ricordavi... e per dire che è stata una donna che ha lasciato insieme a Padre Celestino un ricordo bellissimo, quindi un qualcosa, anche perché poi questo ospedale è diventato un grandissimo ospedale, il punto di riferimento, diciamo, di tutto il paese, e quindi vuol dire che lì ha saputo gettare quel piccolo semino, ma che è diventato veramente grande, proprio come quei bellissimi manchi di cui sono circondati questi posti, ecco, sappiamo poi che i presidi sanitari lì sono davvero fondamentali e poi insomma si trovano spesso anche in villaggi dove intorno non c'è nulla, per raggiungere il primo centro abitato magari bisogna fare centinaia e centinaia di chilometri. Avere dei presidi sanitari e medici è davvero la salvezza molte volte, certo, per queste persone. E no? Padre Celestino è stato proprio questo, proprio l'intento, anche quando formava l'infermiere, non è soltanto per l'ospedale, ma proprio per questi piccoli villaggi dove c'era un piccolo dispensario, chiamato così, dove si davano almeno le prime cure, se c'era per esempio un caso di malaria, di poliomielite, di qualcosa, di febbre forte, ecco lì c'è sempre qualche infermiere formato perché potesse aiutare un po' la popolazione, sempre gestiti anche poi sempre da suore, dai frati, ecco, tutto questo è stato sempre così nelle nostre missioni. E la tua esperienza lì, Fra Raffaele, nei tuoi ricordiamo quanti anni tu sei stato in missione? Io nel Chad ho fatto 10 anni. 10 anni, quindi davvero un pezzo importante. Un piccolo pezzo, sì, ecco. Rispetto a loro, un piccolo pezzo. E di tutti i progetti, le opere che hai visto anche tu con i tuoi occhi, ai quali anche hai contribuito a creare, che cos'è che magari ti è rimasto più nel cuore? Nel cuore è difficile dire cosa ti rimane sempre nel cuore, però io penso che quando si investe soprattutto in queste opere come nel campo sanitario, è la cosa più bella, perché io ricordo sempre delle scene di genitori quando hanno perso un figlio, una figlia che è stato morso magari da un serpente perché non c'era il vaccino, la disperazione, ecco, di questi genitori. Ecco perché creare quei piccoli dispensari anche a distanza di 15-20 chilometri da un villaggio a un altro era la salvezza, perché è capitato anche a me che per esempio c'era una donna una volta, ricordo, che doveva partorire e la suora ha detto è di traverso, il bambino deve andare per forza in ospedale, ma non facemmo una metà strada che la donna morì perché il bambino doveva uscire. Ecco, se ci fosse stato un ospedale anche nella zona dove eravamo noi, sarebbe stata diversa la cosa, sicuramente si sarebbe salvata.
E quanti casi di questi abbiamo visto nella nostra vita di missionari? Per cui, ecco, è importante investire molto e soprattutto su questi progetti a livello sanitario, a livello di salute, anche quando noi diciamo sempre, ecco, costruire i pozzi perché l'acqua potabile dà quella salvezza, dà quella certezza, ecco, di eliminare anche tante malattie a livello intestinale. Ecco perché è importante aiutare anche su questo punto di vista. Come sempre raccontiamo, ciò che a noi può sembrare ovvio e scontato invece diventa un bene di sopravvivenza in quei posti. Quindi ecco qui appunto vedevamo la foto di un pozzo, no, che è stato realizzato proprio nelle vostre missioni. Sì, certo, e quindi, qui insomma, era proprio il villaggio dove stavo io a Bam. Esatto, prima abbiamo anche visto una tua foto mentre davi la benedizione, penso proprio a quest'opera che appunto è stata realizzata. Qui ti sei messo su in cantiere. Sì, no, questa era la costruzione di una chiesa, una grandissima chiesa che abbiamo costruito, molto bella. La chiesa che vediamo anche nella nostra sigla, no? Dovrebbe essere quella. No, questa è un'altra ancora. Bene, queste sono le tantissime opere che sono state realizzate proprio nelle missioni Padre Pio in Chad e in Centrafrica. Ricordiamo anche che per chi vuole appunto approfondire e conoscere meglio queste opere e queste missioni, la pagina di riferimento è sempre il Centro Missionario Convento San Marco La Catola, che è un po' il quartiere generale, quindi su Facebook. Se cercate il convento di San Marco La Catola trovate lì tutte le informazioni che riguardano le missioni di Padre Pio. Ora ci fermiamo per qualche istante, per una breve interruzione, e poi torniamo ancora qui con il nostro racconto dei viandanti sulle strade del Vangelo. E ritorniamo in diretta e continuiamo il nostro viaggio nelle missioni del mondo e diamo il benvenuto a Suor Chiara Massa Trucà delle missioni Suore San Giuseppe. Buongiorno e benvenuta, Suor Chiara. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno sorella, sono padre Raffaele, anch'io sono stato in missione dove adesso voi ci avete la casa alla Ramanai. Nel Chad. Benissimo. Abbiamo subito trovato questo punto di incontro, no? Perché noi abbiamo scoperto e stiamo scoprendo nel corso di queste nostre puntate, di questo nostro appuntamento dedicato al mondo delle missioni, che poi voi missionari, bene o male, in qualche modo vi incrociate nelle vostre missioni sparse nel mondo, e questo è molto bello. È capitato già diverse volte di avere ospiti qui anche altri missionari che sono passati anche nelle missioni della diocesi dove ci sono anche le missioni di Padre Pio, la diocesi di Gorè. Certo. Allora Suor Chiara, noi l'abbiamo voluta qui questa mattina per raccontare quelle che sono le attività delle suore e delle missioni di San Giuseppe. Voi realizzate e sostenete progetti di sviluppo in diversi posti in Africa e in Brasile. Siete presenti in Africa con 15 missioni, nella Repubblica Democratica del Congo, e poi siete con 3 missioni nella Repubblica Centrafricana, 3 missioni in Chad, come dicevamo prima, e in Brasile con 4 missioni. Quindi davvero un raggio d'azione molto ampio il vostro, Suor Chiara. Sì, la nostra congregazione è presente in Africa dal 1951 con le missioni che lei ha già elencato. Che cosa ci guida? Ci guida anzitutto la parola di Gesù nel Vangelo di Marco al capitolo 16, il versetto 15, che dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E ci guida anche la spiritualità del nostro fondatore Jean-Pierre Medaille, che era un gesuita, che ha centrato la spiritualità sulla comunione con Dio, tra noi e con tutti. Queste due parole di Gesù e del fondatore sono quelle che ci spingono a
ad andare, ad allargare i confini del nostro cuore al mondo intero. Quindi lasciamo che queste parole penetrino, scendano dentro di noi e attraverso noi, attraverso le sorelle che sono direttamente impegnate in missione, arrivino proprio alle periferie del mondo. Le nostre attività sono un po' quelle che già il padre elencava prima. Sono tutte le opere a favore della vita nascente, delle giovani mamme, della promozione della persona, bambini, giovani, uomini, donne, senza alcuna distinzione di età, di ceto sociale, di religione o altro. Ecco, stiamo vedendo anche il vostro sito, che è missionissg.org, nel quale appunto ci sono tutti i vostri progetti, tanti anche dedicati appunto all'istruzione, certamente, all'infanzia e più piccoli. Sì, sì. Noi come Onlus, intanto io collaboro con ormai da molto tempo con tante persone, e tra la collaboratrice più stretta, diciamo così, è la signora Lilia, che è veramente una donna missionaria. Come Onlus proponiamo questi progetti, cerchiamo di presentare questi progetti di sviluppo e di solidarietà, però cerchiamo anche di impegnarci a diffondere i valori che stanno alla base di questi progetti, e primo fra tutti appunto il valore della solidarietà. Ecco, a proposito di questo, Suor Chiara, mi ha colpito molto, visitando il vostro sito e vedendo le vostre varie attività, voi organizzate i lunedì della missione e questi appuntamenti li avete chiamati piccolo percorso di formazione alla solidarietà. Ecco, come si forma alla solidarietà, in che cosa consistono questi lunedì della missione, tutti i lunedì dal 7 marzo al 5 dicembre prossimo? Allora, questa iniziativa è nata proprio per cercare di diffondere il valore della solidarietà. Ci siamo messi alla scuola di Papa Francesco. Abbiamo letto l'enciclica Fratelli Tutti e ci è venuto in mente che si poteva creare questo piccolo percorso. Intanto è iniziato il mese scorso, abbiamo scelto questo titolo il lunedì della missione perché ci sembrava che dopo il giorno del Signore, dopo la domenica, il lunedì 1 riprende slancio, può ripartire, e noi partiamo con questo piccolo progetto. Abbiamo iniziato appunto il mese scorso, si tratta del primo lunedì di ogni mese, quindi il prossimo appuntamento sarà lunedì prossimo. Sono dei brevi video di 3-4 minuti ciascuno che sono pubblicati sul canale YouTube del nostro istituto, sono inviati via mail, sono inviati via WhatsApp e sono poi anche pubblicati sul sito della Onlus. Abbiamo introdotto ogni video con l'invocazione allo Spirito Santo, quella stessa che ritroviamo al termine dell'enciclica, e con alcune frasi che ci sono parse significative, che sono state selezionate da una consorella che si chiama Suor Valeriana, che ringrazio per la collaborazione. E queste frasi sono lette da una bimba che si chiama Linda, che frequenta la seconda elementare, che ringrazio ugualmente perché ha preso molto sul serio questo impegno e con molta serietà ha affrontato questo compito di lettura di queste frasi. Sono solo delle frasi, qualcuno leggendole o seguendo questi video potrebbe anche pensare ma solo questo, tutto qui. In realtà il nostro intento è proprio quello di offrire queste frasi come dei piccoli semi. Se sappiamo custodirli di mese in mese, se sappiamo ritornarci su, diventeranno alla fine del percorso un grande albero.
sono seminutrienti che alla fine possono fare un grande pane profumato e possono far sì che le scelte che facciamo ogni giorno siano poi scelte di solidarietà. Vedo quindi... qui in studio Suor Chiara Fra Raffaele che concorda, non so se lei riesce a vedere, però mentre appunto lei spiegava proprio il senso di questo. Sì, no, perché mi colpisce, perché vedo che mettete proprio in pratica tutto quello che c'è scritto nella Fratelli Tutto, proprio lì Papa Francesco parla di educare alla solidarietà, alla carità, soprattutto anche i bambini, e quando lei dice che questa bambina legge, ecco, è un segno bellissimo, una bellissima testimonianza che state dando, ecco. Ecco, sì, perché vorremmo proprio che alla fine di questo percorso queste idee che abbiamo cercato di trasmettere prima di tutto a noi stessi, poi agli altri, siano proprio diventino azioni concrete nella nostra vita personale, di famiglia, di comunità, di congregazione, nella nostra vita concreta. Ecco, Suor Chiara, qual è la frase che avete scelto per questo lunedì, se la ricorda o una tra... E non posso anticiparla, altrimenti okay, non spoileriamo, ok, non anticipiamo nulla, allora magari ce la andremo a studiare noi, così insomma sarà anche per noi magari spunto di riflessione. Comunque sul nostro sito trovate, vabbè, oltre ai progetti anche i riferimenti mail, chi vuole essere inserito in questo invio, chi vuole riceverlo su WhatsApp o per mail, è sufficiente che ce lo segnali e noi certo. Lo inseriamo nell'elenco. Allora, Suor Chiara, noi abbiamo pochissimo, abbiamo soltanto un minuto ancora, però ci tenevo a chiederle, per concludere questa nostra chiacchierata, una cosa che chiediamo sempre un po' anche a tutti gli amici impegnati nel mondo delle missioni che vengono qui a trovarci. Per lei qual è il senso profondo dell'essere missionari, di farsi missionari per il prossimo? Il senso più profondo è sicuramente quello di portare la fede e soprattutto di condividerla, condividere la fede, condividere il Vangelo e all'interno di questa condivisione l'esperienza che facciamo abitualmente è sempre quella di ricevere molto più di quello che diamo. E questo è il minimo comune denominatore che ritroviamo in tutti quanti, davvero, in tutti i missionari. Ci dicono tutti che è sempre più quello che ricevono rispetto a quello che viene donato e questo insomma è molto significativo. Grazie Suor Chiara per essere stata grazie con noi. E buona missione a tutte voi e buoni lunedì della missione. Buon lavoro e salutate le suore di Lara Manai anche. Volentieri, senz'altro. Grazie. Grazie a Suor Chiara. Sono interessanti, no, Fra Raffaele, questi lunedì della missione, queste frasi che comunque diventano poi spunto di riflessione, che magari sono frasi sulle quali poi magari uno ci ragiona, insomma, come dice lei, sono dei piccoli semi, no? Certo, la missione è sempre una storia, tutto... come dicevamo prima, no? I puzzle che ci sono tantissimi, come le tessere di un mosaico proprio. Ci sono tantissimi tasselli che poi li metti insieme, ecco, e ti rivedi quella storia che sembra una storia bellissima, che poi non è neanche la tua storia, è la storia che Dio sta guidando attraverso una persona proprio per seminare non solo il Vangelo, non solo la parola di Dio, ma soprattutto l'amore di Dio, perché quella è la cosa più importante di tutta la missione. Se non c'è amore non c'è Vangelo. Certamente, a proposito di storia, come dici tu, a proposito di storie e di missioni nel mondo, continueremo a parlarne raccontandovi anche la storia e le attività di una fondazione che i nostri telespettatori conoscono benissimo perché più volte abbiamo ospitato le loro attività anche qui
qui non in questo programma, ma nel nostro palinsesto. Parliamo della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che è una fondazione pontificia che ha proprio la missione di sostenere i tanti cristiani nel mondo, anche in zone dove sono perseguitati, sostenere la Chiesa, sostenere le missioni. E avremo qui il presidente, il direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre, Alessandro Monteduro, che ci racconterà proprio quello che stanno facendo in questi giorni, in particolar modo sostenendo l'Ucraina. Allora ci fermiamo per pochi minuti e poi torniamo ancora qui. E torniamo in diretta con Viandanti sulle strade del Vangelo per questa ultima parte di questa puntata, e andiamo subito a salutare e a dare il benvenuto ad Alessandro Monteduro, direttore della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Benvenuto, buongiorno, bentornato Alessandro. Buongiorno, bentrovati a voi e una buona giornata a tutti i telespettatori. I nostri telespettatori conoscono bene le attività della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, ne abbiamo parlato tante volte, le abbiamo condivise e sappiamo che siete sempre impegnati in prima linea nel sostenere i cristiani nel mondo, anche nelle zone in cui vengono maggiormente perseguitati, le missioni in cui appunto nelle zone in cui operano, che sono spesso zone comunque difficili. Prima però, Alessandro, vorrei aprire una finestra su quella che è la situazione attuale, in particolare su quello che state facendo adesso per l'Ucraina, perché so che Aiuto alla Chiesa che Soffre, oltre a stanziare un primo contributo di 1,3 milioni di euro a sostegno proprio della Chiesa che lì in prima linea soccorre la popolazione, sta contribuendo anche a gestire l'afflusso di profughi appunto che arrivano in Polonia, e quindi immagino che siano giorni in cui la vostra attività sia davvero, insomma, molto molto fondamentale, importante, lo è sempre, ma in questo momento immagino che siate anche voi scesi proprio direttamente in prima linea. Sì, confermo tutto quello che hai appena detto. Aiuto alla Chiesa che Soffre ha un rapporto con l'Ucraina datato nel tempo, nel senso che dal 1963 sosteniamo le chiese cattoliche in quel paese. Già nelle settimane precedenti avevamo avuto modo di visitare la nazione, di avendo contatti con le diverse diocesi, con i diversi vescovi, con i diversi parroci, avevamo compreso le difficoltà e avevamo immediatamente immaginato che fosse opportuno stanziare una somma immediatamente sulla base, lo dico con molta sincerità, delle nostre minime riserve, ma trovavamo necessario che immediatamente giungesse a questi nostri fratelli in enorme difficoltà una corposa somma. Parlavi di 1.300.000 euro, effettivamente quella che è già giunta, perché io voglio sottolinearlo, le banche in Ucraina ancora funzionano. C'è ancora in diverse aree del paese la possibilità di acquistare dei beni di prima necessità, e dunque noi abbiamo immediatamente inviato alle diverse diocesi, anche agli esarcati dell'Ucraina orientale, greco-cattolici, e alle due diocesi invece di quella che è la Chiesa Latina, quindi sto parlando della parte maggiormente in questo momento in difficoltà, sotto le bombe per intenderci, parlo di città che oramai sono divenute per noi, ahimè, ci fanno quotidianamente compagnia, quindi parlo di Kharkiv, parlo di Kherson, parlo di Donetsk, parlo di Lugansk. Ecco, anche lì siamo riusciti a far giungere il nostro aiuto. Nel contempo, grazie alla generosità anche di centinaia di volontari, rispetto al confine con la Polonia, noi abbiamo una sede molto importante in Polonia, ci siamo prodigati perché fosse riservata ai tanti e tanti profughi che appunto vi stanno ancora giungendo, fosse riservata un'accoglienza la più dignitosa possibile. Quello che mi piace sottolineare è questa incredibile fiumana di carità, che credo non stia riguardando soltanto i benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre, questo lo devo rappresentare, lo si percepisce, c'è una reazione da parte dell'Occidente, da parte dei popoli dell'Occidente meravigliosa nei riguardi di questi fratelli ucraini. Noi proviamo a sostenere la Chiesa,
per chi stiamo toccando con mano, le testimonianze sono dirette, costanti, quotidiane, di come la Chiesa si stia rivelando decisiva sostanzialmente alla Chiesa a Kiev o nella stessa Kharkiv, per fare i nomi di due città rilevanti, sta offrendo ospitalità, sta offrendo un culto, perché le parrocchie, nei seminari, nei monasteri, nei conventi, negli scantinati di questi luoghi di culto, di questi luoghi ecclesiali, nei bunker, sta offrendo rifugio a chi, ahimè, non ha la possibilità di trovare un rifugio differente e contemporaneamente sostiene con beni di prima necessità queste comunità di fedeli. A proposito dell'impegno anche della Chiesa, poi come sempre accade quando ci sono situazioni di necessità, di bisogno, anche spesso la Chiesa rimane l'unico avamposto, no, di sostegno, di aiuto e di sussidio. Questo è bene sottolinearlo sempre, perché viene sempre poco raccontato. Ma tra l'altro, nella prima settimana di guerra un missile ha colpito la casa vescovile proprio nella diocesi di Kharkiv, e so che voi siete in contatto con il vescovo che, nonostante il pericolo, come giustamente tu sottolineavi, ha deciso di rimanere lì accanto al suo popolo. Esattamente, tutti i vescovi, ma devo dire in Ucraina in questo momento ci sono 4.879 sacerdoti e religiosi cattolici e 1.350 religiose, sorelle. Ora, con l'eccezione realmente di poche unità, tutte sono ancora lì dove il Signore ha voluto fossero. Fra pochi minuti racconteremo alle agenzie di stampa nazionali la storia di un religioso brasiliano che avrebbe potuto lasciare Kiev tempo addietro, 40 giorni or sono oramai, eppure è ancora lì, nella sua parrocchia, con i suoi fedeli, e non intende assolutamente lasciare i fedeli e la sua parrocchia. Ecco, ripeto, 4.879 eroi moderni che stanno realmente rappresentando il primo avamposto nella reazione pastorale e anche umanitaria di fronte a questa immane tragedia. Voglio sottolinearlo, scusa, si continua regolarmente a celebrare. Si continua a celebrare nella metropolitana, si continua a celebrare nei bunker, si continua a celebrare dappertutto, laddove c'è la possibilità di immaginare una minima protezione, si organizza e si raccolgono i fedeli per continuare a celebrare e pregare. Sante messe, adorazioni eucaristiche, non ci si sottrae sostanzialmente al nostro percorso dello spirito. E questa è davvero una testimonianza straordinaria che acquista ovviamente, alla luce di tanta sofferenza e del dramma che stanno vivendo, ha un valore ancora maggiore. Del resto, voi di aiuto alla Chiesa che soffre sapete benissimo, e ne racconti anche poi noi occidentali ci sentiamo spesso anche in colpa quando sentiamo i testimoni di fede che davvero testimoniano la loro fede rischiando anche la vita. Adesso non sto parlando dell'Ucraina, sto parlando appunto delle zone in cui tanti cristiani sono perseguitati proprio in ragione della loro fede, e voi raccogliete, non solo sostenete e aiutate, ma raccogliete anche le tante testimonianze che spesso ci fanno sentire piccoli qui, no? Non sarebbe un'opera di carità se non contribuisse anche alla testimonianza. La denuncia, assieme alla preghiera e agli aiuti materiali, rappresenta il caposaldo dell'opera, dell'azione di aiuto alla Chiesa che soffre. E quale testimonianza migliore di chi realmente è lì a patire ogni forma di sofferenza, nello specifico di oppressione, di discriminazione, addirittura di persecuzione in tutte quelle aree del pianeta. E Teleradio Padre Pio anche racconta, ha raccontato e sono certo racconterà sempre con attenzione, con dovizia, doverosa dovizia di particolari. Sono fondamentali i testimoni. Io voglio sempre citare quello che Francesco, con riferimento alla figura dei testimoni, è solito riferire. Nel XXI secolo ci sono molti più martiri di quanti la Chiesa non ne abbia avuto nei primi anni della sua vita, dunque di quanti ve ne fossero 2000 anni or sono. Ecco,
non c'è la dovuta considerazione da parte, ahimè, delle comunità occidentali, voglio sottolinearlo, non solo delle istituzioni occidentali, da parte delle comunità tutte. Non è sufficiente additare come unici responsabili della nostra indifferenza le istituzioni nazionali o sovranazionali. Certo. No, di quella indifferenza siamo tutti responsabili, nessuno può sottrarsi a questa, ahimè, responsabilità, dicevo, e compete a noi tutti, a voi organi di informazione, a Teleradio Padre Pio, ad Aiuto a chi soffre, provare a destare sempre più quella minima sensibilità per questi nostri fratelli che realmente in nome dell'appartenenza a Gesù, solo perché appartenenti a Gesù, soffrono forme di persecuzione inaccettabili. E tra l'altro alle tue spalle ci sono anche dei titoli che ci raccontano delle storie, una su tutte, quella di Asia Bibi, insomma, finalmente libera, abbiamo raccontato più volte la sua storia, ma il sottotitolo giustamente ci invita a non abbassare l'attenzione, la persecuzione continua. E quindi grazie ad Alessandro Monteduro per essere stato con noi e per averci raccontato, ricordato il prezioso lavoro della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre per sostenere davvero sacerdoti, missionari, religiosi in tutto il mondo. Grazie davvero per quello che fate. Buona giornata, grazie a voi. Allora, Fra Raffaele, noi l'abbiamo avuta più volte la testimonianza della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, perché davvero spesso non possiamo neanche immaginare di quanta sofferenza ci sia nel mondo e di quanto tanti missionari, poi tu lo sai benissimo, pagano poi con la propria vita, anche situazioni in cui i cristiani sono perseguitati proprio in ragione della loro fede. Il problema è perché la Chiesa dice sempre la verità e mette a nudo la verità, ecco, e per questo motivo viene sempre perseguitata. E dove c'è la Chiesa che soffre, secondo me, è Cristo che continua a soffrire in qualche modo. Ecco, lui ha ricordato poco fa che ci sono più martiri in questo periodo che nel passato, ed esatto. È vero, abbiamo appena celebrato il 24 marzo la giornata dei martiri missionari. Questo ci ricorda che come cristiani, almeno noi dove stiamo bene, ecco, non dobbiamo mai dimenticare che c'è una parte di Chiesa sofferente e che bisogna sempre pregare perché il buon Dio, ecco, possa mettere soprattutto il dono della pace, dell'equilibrio, di tutte le cose per vivere una vita più umana, perché è veramente disumano dove molti vengono perseguitati. Se pensiamo in Africa, anche questi Boko Haram, quanto male hanno fatto, dove sono entrati in chiese mentre i fedeli, ecco, celebravano, certo, incendiavano queste chiese così. La distruzione totale proprio. È una cosa orribile, solo esatto, a dirsi e a sentirsi. Anche di qualunque simbolo, esatto. Noi per oggi ci fermiamo qui, ma continueremo il nostro racconto del mondo delle missioni, come sempre ritornando lunedì prossimo. Grazie Fra Raffaele per essere stato grazie con anche noi. Grazie a te oggi. Maria Antonia, e grazie a tutti voi radioascoltatori, telespettatori. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.